Il 26 marzo del 1976 i partiti liberali, democratici, europeisti e riformisti si incontrarono a Stoccarda per chiedere: un'unione economica e monetaria, per esempio attraverso una maggiore armonizzazione delle loro politiche economiche e finanziarie e delle loro monete, la creazione di una banca centrale e la messa in comune delle proprie riserve. Che l'Unione Europea dovrà essere fondata sulla comune convinzione che le libertà dell'individuo, le pari opportunità per tutte e per tutti, la libera competizione delle idee e dei partiti sono elementi fondamentali per una società aperta e democratica. Una politica estera e di difesa comune, cooperazione con i paesi in via di sviluppo e lo sforzo per riportare pace e stabilità nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente. Una comune politica ambientale ed energetica. L'uso del fondo sociale per ridurre le iniquità fra gli individui e l'uso del fondo per lo sviluppo regionale per ridurre quelle fra le regioni. Una crescita economica stabile ed equilibrata, in modo da creare per i suoi cittadini le condizioni per una protezione sociale effettiva in tutti gli ambiti della vita. Nel 2016, e mai come adesso, siamo convinti che partiti e gruppi politici liberali debbano rimanere uniti per difendere i valori fondamentali dell'Europa, la libertà e la democrazia. Oh,